Ah, buongiorno a Johannesburg, c'è un tempo meraviglioso, è sempre inverno però c'è bel tempo, c'è un bel sole. E niente, sono le 7:20 e da qui comincia la mia giornata da programmatore, quindi oggi mi porto con me, faccio vedere che cosa faccio in una giornata normale. Oggi è martedì, andiamo, mi sono svegliato un po' tardi, quindi stamattina non so neanche se riesco a fare colazione. E vediamo. E no, allora me la sono presa un po' con comodo, non ho fatto colazione, ho preso un po' di mandorle che mangerò qualcosina quando sarò in loco perché non faccio in tempo. Ok, ritrovo di solito fuori dall'hotel, quindi adesso aspettiamo l'autista che dovrebbe arrivare tra qualche minuto che ci porterà appunto in cantiere e poi partiamo. Una buona routine veziana parte con una bella IZ di prima mattina, dopo colazione che non ho fatto, e però insomma diciamo che ho la IZ scarica, ho l'eco scarica, quindi oggi si fa un cazzo. Nel frattempo è arrivato anche l'autista, adesso aspettiamo i colleghi e poi c'è un po' di traffico stamattina a Johannesburg, ma noi andiamo dalla parte opposta, quindi siamo tranquilli. Quindi ora saliamo sul furgoncino e andiamo. Forza giugno prolungata. Allora siamo quasi arrivati, il cantiere dista più o meno 20 minuti, quindi adesso arriviamo, ci prepariamo un attimo, poi dopo entriamo e si comincia. Quindi ancora presto, facciamo ancora in tempo, pagliettiera prima di iniziare, poi dopo si comincia, ci vediamo in pausa pranzo. Adesso pausa pranzo, ho preso un polettino, un po' di patate, un po' di riso. Alla modica di 4 euro, ragazzi. Come dicevo, 45 zar che sono tipo 3 euro. Bisogna fare diviso 16 più o meno per la valuta. Taste test. Spettacolo. Giornata finita. Adesso torniamo in hotel. Giornata impegnativa come al solito. Abbiamo fatto un po' di cosette. Ho fatto un po' di cosette oggi. E qua è già buio, quindi sto andando a torcere l'altro telefono. Sembro un cretino perché sono sul pulmino con l'autista. Sembro un cretino incredibile. Adesso comunque torniamo in hotel e mi sa che andrò in palestra perché il pumping è importantissimo. Botto di traffico, oggi non arriveremo mai in hotel. Ogni tanto capita, quasi mai però, cioè, assurdo. Allora, arrivati in hotel adesso, un'ora di macchina. Un'ora di macchina, adesso dovrebbe esserci anche un pacco che mi aspetta nella hall. Arrivato in hotel, ho ritirato anche il mio pacco, adesso vado in camera e mi giacco. Mi devo riposare un attimo perché... Oddio, mi devo rilassare un attimo, sì, assolutamente. Rientrato ora nella mia dimora, meraviglioso, questo momento è sempre fantastico. Ma che content è, vi porto anche un unboxing. Sì, ho preso perché, allora, insomma, qua faccio acquisti che costa tutto un po' di meno, no? E quindi ho preso due sigarette elettroniche, di quelle... Di quelle con i tiri limitati, ok? E ne ho prese due. Basta, adesso definitivamente mi uccido a letto. Cioè, mi sdraio e mi riposo un quarto d'ora e poi dopo, workout. E si riparte. Oltretutto, ragazzi, settimana prossima uscirà anche un video sull'hotel, siccome... Dicevo... Allora, uscirà anche un video sull'hotel, siccome è la mia prima volta in un hotel a 5 stelle, e questo è importante. E quindi settimana prossima uscirà un hotel tour. E, sì, ve lo voglio fare vedere perché è la mia prima volta, e tutte le prime volte sono importanti, sono da ricordare, sono memorabili. Cioè, nel frattempo la tipa mi ha fatto andare giù l'ascensore che era già arrivato. Mi spieghi come si fa? Outfit da workout con le AirPods che sono fondamentali, chiavettina della camera e andiamo ad allenarci perché è importante l'allenamento, è importantissimo. E il Beth chiaramente si allenerà oggi, chiaro, chiaro. Ah, passiamo per la sala da pranzo e la palestra è proprio là in fondo. C'è già qualcuno che si allena, quindi qualcuno proverà a imitarmi? Vediamo stasera come sarà la situazione. Molto bene. Came in like a wrecking ball.
Oggi devo assolutamente allenare le gambe perché ho un po' di ginocchio e si deve riprendere. E quindi oggi farò gambe e back, quindi schiena. Quindi io direi di partire con un bel allenamento brucia grassi e siamo tutti perfetti. Che bello l'allenamento, assolutamente la parte migliore della giornata. Ma forse no, forse sarà meglio quello che vi faccio vedere dopo. Attenzione. Mamma mia, brucia grassi ragazzi, è distruttivo. Qua ragazzi partiamo con 20 kg perché la mia povera gamba, vedete, è ancora un po' soggetta a dolori. Meraviglioso, non è finito. La porta sembra che si distrugge. Adesso andiamo in camera, docettina, e poi devo preparare la cena, che oggi viene un mio collega ospite in camera mia, l'unico collega italiano che c'è qui questa settimana in Sudafrica. Flex post pumping d'obbligo. Ma che bezza abbiamo qua. Oddio. Ho dovuto, grazie, ma non ho anche fatto la lavatrice perché avevo messo la roba ieri sera, me l'ho dimenticata di accendere stamattina. Ma me l'hanno fatta partire, me l'hanno anche messa ad asciugare. Che bello, mi si scalda il cuore. Ti sta scopparendo tanga, tanga in mezzo alle chiappe. Allora, doccia fatta, mi sono anche sbarbato perché dovete sapere che il martedì è il giorno dello sbarbamento veziano. Della vezbarba, ok? Oppala, cominciamo con la sbarbata veziana. Sono freschissimo, mi sono tagliato. Adesso invece farò vedere un contenuto alle ragazze, soprattutto alle ragazze, che potrebbe interessare, perché ragazze, a voi vi piacciono i maranzi, i trapperini, quelli che vi trattano male. Vi faccio vedere adesso il vero uomo, quello che viene apprezzato da tutte. Guardate la prossima clip, quello che vedrete dopo, perché ragazze, vi potete innamorare, quindi fate così perché... Ops. Ebbene sì, un pezzo di cuoco che stasera prepara il riso. Alla fine non ho mangiato qua, non abbiamo mangiato qua, abbiamo mangiato in camera del mio collega perché il coglione ha avuto la brillante idea, anzi non la brillante idea, si è reso conto che la pasta che doveva avere in camera, appunto come vi dicevo prima, l'ha lasciata nell'altra stanza. E siccome aveva la pasta, stasera abbiamo mangiato nella camera del mio collega. Veramente un cretino. Adesso ragazzi, come termine di questa giornata, c'è la parte migliore, non lo so, migliore la palestra oppure migliore questa che vi farò vedere adesso? Lo voglio sapere nei commenti, fatemi sapere qual è la parte migliore della mia giornata, perché secondo me questa compete tanto con la palestra, perché io vi farò vedere, capirete tutto la motivazione di questo bellissimo discorso. Poi piccola nota che vi faccio, che è successo adesso? Perché qua ragazzi salta veramente spesso la luce, ok? Ma spessissimo, tipo nei quartieri qui fuori non c'è più la luce. Nell'hotel c'è perché hanno un generatore. Il problema è che è successa una cosa, adesso. È stata la luce ed è successo questo. Mai visto questo messaggio in vita mia, mai, mai. Cioè, PlayStation 4 da cacciare? Ora lo scopriamo. Cioè, questa cosa è abbastanza unexpected. Cioè, abbastanza unexpected, veramente. Assurdo. Ragazzi, se mi si fotte la play per colpa di questa cosa, io faccio un casino in hotel. Un casino. Io troverò il responsabile e lo perseguiterò per sempre. La mia PS4. Come cazzo ti permette? In qualche modo il vecchio pezzo l'ha fatta. E adesso, ragazzi... Sì, forse questa è la mia parte della serata. Fortnite! Allora, è finita adesso la mia sessione di gioco e sono le 2:20. Ho fatto Fortnite a manetta con il mio migliore amico e poi ho giocato a Resident Evil 8. Cazzo, gioco che volevo portare in live su Twitch perché è incredibile, bellissimo, fantastico. Poi gioco al buio, bellissimo. E penso che vedrò anche la buonanotte a letto perché per chiudere la giornata perfettamente devo essere a letto come ho iniziato il video. Quindi ragazzi, tra poco ci vediamo a letto, tra tipo 20 secondi. Quindi dal mio lettone vi do la buonanotte. Adesso io mi faccio un bel pisolino. Questa è stata la mia giornata di lavoro. E allora, piccola nota che volevo dire prima di andare a dormire. Chiaramente ragazzi, non ho potuto specificare troppo sulla giornata lavorativa perché chiaramente non posso... e registrare cose riguardanti il lavoro, però probabilmente uno dei prossimi video che uscirà sul canale, oltre a quello del tour dell'hotel, sarà un Q&A sul mio lavoro, comunque domande in generale le più gettonate, siccome vedo che comunque sul lavoro, sulla scuola che ho fatto, sui percorsi che ho fatto per fare questo lavoro vi interessa tanto, quindi probabilmente lo farò. Detto ciò ragazzi, vi ringrazio sempre di permettermi di essere sul vostro schermo perché
Mi sento speciale. Ragazzi, io vi auguro una buonanotte, perché se state guardando questo video di notte, buonanotte, altrimenti buongiorno, altrimenti buona giornata. Quindi al vostro vezzone è tutto, adesso io mi metto a letto, ci sono già, ma questa volta mi addormenterò. Quindi ora spengo la luce e ci addormentiamo insieme, come fossimo una Amici, addio, coppia noi felice. ci dobbiamo Buonanotte, amore. lasciare, ma ehi, io dico che è ok.